Amici di Onda Libera TV, siamo alla 199esima Sagra Polentara, la sagra più antica delle Marche. Siamo con Andrea Triani, presidente della Proloco di San Costanzo. Lui in realtà ha sempre seguito fin da bambino la festa della polenta di San Costanzo. Ma cosa rende così speciale questa sagra? La sagra è speciale perché coinvolge l'intera popolazione. Era un po' scemato questo coinvolgimento dei sancostanzesi nella sagra della polenta, specialmente quella invernale, che non ha la possibilità di far confluire a San Costanzo i turisti della riviera. L'invernale è proprio basata sui residenti e i comuni limitrofi, quindi avere questa fortuna, ecco, di questa gente che confluisce a San Costanzo anche in pieno inverno, vuol dire che qualcosa nel meccanismo dell'organizzazione ha funzionato. Secondo me ha funzionato il coinvolgimento delle varie associazioni, perché sì, la Proloco è l'associazione principe di San Costanzo, ma senza nulla togliere alle altre, ma perché ha il suo retaggio storico che si porta dietro da documentazioni firmate del 1920-24. Ma la Proloco senza le altre associazioni, quali collaborano con noi, perché noi abbiamo la società sportiva, abbiamo l'Arci, l'Acli, un sacco di l'oratorio, quest'anno vedete la piazza tutta tappezzata di arazzi bellissimi che nell'inverno i ragazzi dell'oratorio hanno costruito con Ernesto, poi abbiamo avuto, come tutti gli altri anni, anche questi ragazzi, i bambini dell'asilo, no, con le maestre, e sono circa 100 bambini mascherati con gomma piuma, abiti, con le mamme maestre, la scuola, quindi questa sinergia che c'è dà i suoi frutti, perché anche quest'anno la prevendita, no, quella che si fa alla mattina, hanno circa venduto 300 biglietti ai residenti, no? Quindi vuol dire che c'è un coinvolgimento, anche lo stand. Gli operatori, che siamo 82, di capelli bianchi ce n'è pochi, quindi questo dà una bella immagine, no? Di gioventù che lavora per la Proloco, quindi vuol dire che questo passaggio, che qual è il mio, no? Di trasportare la Proloco verso i giovani, sta funzionando, quindi io fine mandato fra 2 anni, spero che ci siano questi giovani che si stanno formando e organizzando, infatti come organizzano da soli tutta la gestione della bettola, delle castagnole, frittelle e quant'altro, anche la sfilata dei bambini sono sempre delle volontarie della Proloco, la Federica, no, che segue tutte queste cose, l'oratorio c'è sempre Riccardo Renzoni che è sempre parte della Proloco, quindi la Proloco è un po' dappertutto, come dovrebbe essere, insomma. E anche se purtroppo quest'anno è stata funestata all'inizio dell'anno con la perdita di un caro amico che era il nostro capocuoco, il nostro chef, ma probabilmente anche lui ha insegnato ai suoi collaboratori tutti i vari segreti di questo ragù stupendo e sempre più piacevole, e difatti insomma, la polenta è venuta fuori, c'è, è gustosa, e quindi la gente la mangia. Vuol dire che l'eredità, lo spirito con il quale la Proloco viene portata avanti funziona, insomma, ecco. E i gruppi musicali che cantano invece chi sono? Sono sempre sancostanzesi, perché c'è Stagno che è il maestro della matta, e poi con altri, sono tutti ragazzi di San Costanzo, anche lassù dalla bettola sono tutti ragazzi di San Costanzo, quindi cerchiamo di fare San Costanzo allargato, insomma, ecco.